Durante gli scavi nei luoghi sacri di un'antica città, due giovani archeologi, Derek e Margo, insieme al loro giovane amico Moki, si trovarono improvvisamente inghiottiti dalla terra. Quando la nuvola di polvere si posò, si ritrovarono in una sala gigantesca piena di grandiosi resti e oggetti di un'altra civiltà. E lì, in fondo alla caverna, una porta con una scritta misteriosa. Tutti coloro che varcheranno questa porta attraverseranno il tempo. E accadde che in quei giorni fu emesso un decreto da Cesare Augusto. Cesare Augusto, il nostro illustre imperatore, ha stabilito che tutti i popoli verranno tassati. Ancora? Questi romani ci prendono tutto. Silenzio! Tutti, compresi voi abitanti di Nazareth, dovrete tornare nel vostro luogo di nascita per un censimento ufficiale dei cittadini dell'impero romano. E questo vale da ora e senza eccezioni. Quelli che non sono nati qui partano immediatamente. Oh, Giuseppe, quel decreto riguarda anche noi. Beh, io sono della famiglia di Davide di Betlemme, quindi temo proprio che... Che io, tu e il bambino saremo costretti ad affrontare un lungo viaggio. Fino alla mia città, Betlemme. Oh, Maria, per te è il momento meno adatto per viaggiare. Lo sai che non c'è motivo per preoccuparsi. Dio ci assisterà. Non è stato forse lui a mandarci un angelo? Sì, Maria. Mentre dormivo è venuto un angelo. Giuseppe, figlio di Davide, non avere timore di prendere Maria come moglie, perché lei concepirà per opera dello Spirito Santo e metterà alla luce un bimbo. E tu dovrai chiamarlo Gesù, perché egli salverà l'uomo da tutti i suoi peccati. Questa era la volontà del Signore, avere un figlio che protegga gli umili. Una vergine concepirà e porterà alla luce un figlio, e il suo nome dovrà essere Emanuele, che significa Dio è con noi. E l'angelo più tardi venne da me. Non avere paura, Maria, poiché tu sei stata scelta dal Signore e perciò concepirai nel tuo grembo e darai alla luce un figlio a cui dovrai dare il nome Gesù. Egli sarà il Messia e verrà chiamato il Figlio di Dio e il suo regno durerà in eterno. Il Signore è con te. Benedetta sono io fra tutte le donne. Non ho nessun timore, Giuseppe. Io temo solo per te. Lo so, ma devi avere fede. Sì, ne avrò. A Betlemme, allora. A Betlemme. Credo che siamo in Terra Santa. Margo, io vedo soltanto una duna dopo l'altra. Sì, una dopo l'altra. E dopo l'altra, e dopo l'altra, dopo l'altra, e dopo l'altra. Ehi, guardate! Acqua, alberi! È un'oasi! Dove? Ma io non vedo niente! Lì, lì, guardate! La vedete? No, io non vedo assolutamente niente! Neanch'io, solo sabbia e rocce.
Beh, fate come volete, io vado a farmi un bagno. Non c'è niente laggiù. Mocky ha avuto un miraggio. Succede quando uno è assetato e cammina da troppo tempo sotto il sole e hai delle visioni. Mocky, torna indietro! Venite, forza, l'acqua! Ehi, ma dove è finita l'acqua? Oh, guarda laggiù, andiamo! Margo, non metterti pure tu! Ehi, ma quella è un'oasi vera! Mocky, dai, vieni! Mi scusi, ho tanta sete. Non avrebbe per caso un bicchiere con sé? Non sai come usare un otre. Forza, te lo mostro io. Ora ci provi lei, signorina. Grazie. Ehi, Mi spiace, vede, con le lattine di aranciata ce la caviamo, ma con gli otri no. Lattine di aranciata? Non farci caso. Siete diretti a Gerusalemme? Cosa? Gerusalemme? Oh, lo sapevo che eravamo in Terra Santa. Ho sempre sognato di vedere questa città. È lì che sei diretto, a Gerusalemme? Sì, molta gente è in viaggio per registrarsi nella propria città natale. E io sono nato a Gerusalemme. E voi invece? Ecco, Sì, sì, anche noi siamo diretti lì. Non è vero, Derek? Oh, sì, proprio così, Gerusalemme. Allora possiamo viaggiare insieme. Questa volta ce la faccio sicuramente. Scusa, signor Cammello, ma con quell'odore ti ci voleva. Monta in sella, Mocky, noi andiamo su quello. Ah, sì? Scusa, signor Cammello, scherzavo. Ma anche altri erano diretti a Gerusalemme quella notte. Tre uomini saggi seguivano la luce di una stella molto luminosa che brillava nel cielo d'Oriente. Tre re in cerca di un altro. Un re appena nato. La stella continua a muoversi. La seguiremo dovunque essa ci porta. Sì, ma non dovremo viaggiare per molto. Credo che Gerusalemme sia molto vicina. Gerusalemme, la città santa di Giudea. Il posto più indicato per la nascita di un nuovo re. È quello che penso anch'io, Baldassarre. Non perdiamo tempo. Come ti senti, Maria? Un po' agitata. Il bambino attenderà Betlemme per nascere. Beh, se lo dici tu. Gli uomini si credono esperti di maternità. Era solo una speranza. E una preghiera. Lo so. Stanotte ci fermeremo qui. Saremo a Betlemme domani, prima del tramonto. Sì, domani. Volevate vedere Gerusalemme? Eccola qui. Cosa vedremo di bello? Tutto. No. Oh, 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 oh. Aia, ma come fate voi altri a cavalcare questi animali? Che ci vuole? È facile per te. Ehi, guardate lì. Che colori. Che profumi. Comprate i miei cammelli, guardate che belli. Guardate. So che vi piacerà la mia città. Oh, sì. Forza, Mocky. Andiamo a vedere che cosa succede. Allora, ripeto.
Sapete se c'è un nuovo re qui? Un nuovo re? No, non sappiamo. Un nuovo re? Magari ce ne fosse uno invece di quell'Erode. Cosa? Chi ha parlato? Chi ha parlato male di Erode? Non lo so, io non ho sentito niente. Allora, non c'è nessun re appena nato qui a Gerusalemme? Io sono Eli, il gran sacerdote del re Erode, e posso assicurarvi, signori, che c'è soltanto un re qui, e cioè Erode. Ma le profezie e la cometa, siamo sicuri che il nuovo re, il Messia, nascerà qui, a Gerusalemme. Di al re che gli devo parlare. Le profezie, avete detto? Beh, naturalmente tutti noi le conosciamo e potrebbero anche avverarsi un giorno, ma non qui e non oggi. Se avete qualche novità, ci tratteremo qui fino al mattino. Lo riferirò al re Erode. Non ne avevo il minimo dubbio. Ma che cosa sta succedendo? Io vado a cercare Marco. Non ne sono sicuro, ma comincio a sospettare una cosa davvero incredibile. Sì, anch'io. E si chiama fame. Ehi, guarda che bei meloni! Ragazzi, mi aiutereste a caricare questi sul carro e poi ve ne darò qualcuno. Ah, posso averne uno come anticipo? No. Sono maturi? Sai che la curiosità uccise il gatto? Ora mettiti al lavoro. Sono uomini ricchi, Sire. Tre persone importanti, non c'è dubbio su questo. E hanno tirato fuori questa storia su un nuovo re. Sei stato bravo. Grazie, Sire. Non tu, la scimmia. Un nuovo re. Io sono Erode il Grande, nominato da Cesare Augusto in persona, l'imperatore di Roma. Cosa vi fa credere che ci sia un nuovo re? Beh, ecco, le profezie, Sire. Vuoi dire che c'è chi crede in simili idiozie? A quanto pare sì, Sire, ma io personalmente non gli do alcuna importanza. E cosa dice la profezia a proposito di questo nuovo re, questo Messia? Dove dovrebbe nascere? Molto vicino, a Betlemme. A Betlemme. Trovami quei tre ricchi viaggiatori, Eli, e digli che il re Erode vuole parlargli, e porta Quintas con te. Sire. Me ne sbarazzerò io stesso mandandoli direttamente a Betlemme. Vai! Ottima idea, maestà. Sì, sì, lo so. Non bastano i romani, ora anche i miei sacerdoti. Un nuovo re. Solo io, Erode, sono il re di Giudea! E se anche ci fosse un re appena nato, non credo che avrà vita lunga. L'asino ne ha più bisogno di me, dagliela. Oh, è l'ultimo melone e poi ho finito. Aspetta un attimo, non farlo! Oh, mi sa tanto che l'ho fatta grossa!
Ehi, tu, torna indietro! Ehi! Lo sappiamo, non è stata colpa mia. Non lo è mai, vero? Ma che c'entro io? Avrebbe dovuto comprarsi un carro più grande o dei meloni più piccoli. Oh, oh, sarà meglio filare in fretta. Questa stella che dite di avere seguito, dove dovrebbe brillare stanotte? Non lo sappiamo. Il cielo è stato coperto le notti scorse. Ma doveva condurci fino alla città santa. La profezia sulla nascita di un nuovo re è chiara. Oh sì, certo, lo so, ma non parla di Gerusalemme. Se non mi sbaglio, dice che il nuovo re dovrebbe nascere a Betlemme. Sì, sì, è così che si chiama. Conosco quella città. Che felice evento! Dovete andare lì senza indugio per vedere se la profezia si è avverata. E per adorare il bambino Gesù, il nuovo re di Israele, dobbiamo partire subito. Sì, ma vi chiedo un favore, amici. Quando trovate il bambino, fatemelo sapere subito, così potrò anch'io recarmi ad adorarlo. Certamente, re Erode, non dimenticherò mai il vostro spirito generoso. Eli! Falli seguire di nascosto da Quintas e le sue guardie romane e fammi sapere subito se trovano qualcosa. Sarà fatto, sire. Anche questa è sistemata. Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo seminato! Sì, ma al suo posto c'è una guardia romana. Nascondiamoci! Allora, hai capito bene. Devi seguire quei tre viaggiatori fino a Betlemme. Sì, sì. E se cadono in ginocchio davanti a un bambino in fasce, dovrò comunicarlo subito al re Erode. Sono un romano, non c'è bisogno di ripetermi le cose. Marco, ho l'impressione che stiamo per assistere a una cosa incredibile. Betlemme, la nascita di un bambino. Tre viaggiatori? Forse sono quei ricconi che abbiamo visto oggi pomeriggio, quelli vestiti come dei re. Tre re? Oh, Derek, no, non posso crederci. Dobbiamo saperlo. E nel caso essere lì. Ma come si fa ad arrivare a Betlemme? Yasha! Oh, no, basta, ancora sul cammello. Guarda Betlemme. Com'è piccola. Ma è stata scelta da Dio. Tra le tue case, Betlemme, piccola come sei, nascerà il nuovo re di Israele. Sarà meglio affrettarsi. Va bene. Andiamo, amico. Finora sei stato bravo, ma non siamo ancora arrivati. Al villaggio per la notte. Bene, quando sarà buio potremo avvicinarci. Sì, e magari
magari portare via qualcosa per togliere altro denaro a quell'idiota di re Erode. Sì, mi piace la tua idea. No, 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 no! Credetemi, non ho camere libere! Ho l'aria di un riccone che può rifiutare il denaro, eh? Io voglio il vostro denaro, sarei lieto di accontentarvi, ma non ho più camere, credetemi! Non c'è una camera libera in tutta Betlemme! Ma dove possiamo andare? Siamo in viaggio da giorni e giorni. È per via di quel censimento! Prendetevela con quei maledetti romani! Oh, oh, mi scusi, oh, mio buon romano! Mi scusi tanto! Pensa agli affari tuoi, e anche voi! Oh, oh no! Vi prego, non chiedetemi una camera! Non ne ho più, è tutto completo! Non c'è bisogno che ci sia una camera, ci basta un posto per far stendere mia moglie. Non ho niente. Non importa, troveremo un posto. Da qualche parte. Andiamo, Giuseppe. Oh, aspettate! C'è un posto, non è un granché, ma è meglio che niente. Beh, tutto ciò che posso offrirvi, mi dispiace. Lo prendiamo. È una stalla. No, 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 non proprio una stalla, in verità è più che altro è una grotta per gli animali, ma ha un tetto e una mangiatoia con della paglia. La prendiamo. La prendete? La prendete? Bene. A lui piacerà. Visto com'è contento? Ecco, ho preso delle coperte e delle fasce di stoffa. Nel caso stanotte sia quella speciale. Sei davvero gentile. Beh, se posso aiutare. La tua gentilezza sarà ricordata a lungo. Beh, buonanotte. Grazie. Stanotte sarà una notte diversa da tutte le altre. Oro. Oro è il regalo che porto al bambino Gesù. Incenso, il prezioso profumo della mia terra lontana per il nuovo re. Io donerò al bambino la qualità di incenso più rara, la mirra. Ma la nascita di questo re è il regalo per tutti noi. Allora, che ne pensate del sogno che ho fatto e della premonizione su Erode? Dobbiamo essere estremamente cauti. Meglio non passare per Gerusalemme. E non dovremo dire nulla di questo bambino ad Erode, perché è un uomo di cui è meglio non fidarsi. Grande e gloriosa notte. La stella è riapparsa, guardate! Sì, seguiamola, seguiamola! Guardate, lassù! Derek, la cometa! È la stella cometa di Betlemme! Avevamo indovinato! Ehi, guardate, laggiù! Ah, 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 ah. Muovetevi, forza! Presto, andate! Sono i miei amici! Devo raggiungerli! Sono io, Yasha, come state?
Che cosa sta succedendo? Non abbiate paura, perché porto una novella di grande gioia. Per voi è nato oggi, nella città di Davide, un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo sarà il segno che vi porterà da Lui. Troverete il bambino avvolto in fasce e steso in una mangiatoia. Sono i soldati romani. Veloce, più veloce! Ma vanno dalla parte sbagliata. Stanno tornando a Gerusalemme. Dobbiamo cercare di fermarli. Fermarli? E come? Perché? Erode cercherà di eliminare Gesù. Vuoi dire che cercherà di... Sì. Erode ha timore che il bambino diventi il nuovo re di Israele. Il Messia. Dobbiamo fare qualcosa. Andiamo! No, Derek, fermati. Lasciali andare, Derek. Non importa. Che cosa? Ma non ricordi. La Bibbia dice che un angelo andrà da Giuseppe e lo avvertirà. E lui e Maria e il bambino arriveranno sani e salvi in Egitto. Ma sì, hai ragione. Sì, certo. Maria? Giuseppe? La cometa? Siamo a Betlemme? Il Messia! Allora, questo vuol dire che stanotte, adesso... Sì, siamo a Natale, Moki. Questo è il primo Natale.